Transizione ecologica, digitale e sostenibilità sociale e ambientale. Come sta cambiando il mercato del lavoro e il fabbisogno formativo? Come prima cosa c'è una grande preoccupazione che la transizione in tutti i suoi aspetti possa cancellare una serie di lavori, in particolare tradizionali. Per esempio è quello della filiera dell'automotive, se pensate il motore elettrico è molto più semplice di un motore endotermico. Nello stesso tempo però la transizione crea nuovi lavori. E forse noi stiamo sottovalutando questo aspetto. La cosiddetta green economy, e per esempio tutto ciò che è legato all'economia circolare, pensate soltanto al trattamento dei rifiuti, alla manutenzione del territorio, alla pulizia delle aree verdi, ai nuovi biocarburanti e tutto quello che possiamo pensare, beh, insomma, questi sono tutti nuovi lavori e ci fanno pensare, come sempre accaduto nella storia, io sono ottimista da questo punto di vista, che ogni transizione ecologica, anche la più profonda, la più distruttiva in apparenza come quella attuale, possa creare nuovi profili professionali in futuro. Il suo pensiero sull'intelligenza artificiale, minaccia o opportunità? Insomma, questa è una domanda particolarmente importante. Noi non abbiamo conoscenze tali per poter rispondere in maniera adeguata. Forse sarebbe corretto dire io mi astengo per il momento. Però noi dobbiamo avere un atteggiamento aperto, cioè se noi respingiamo ideologicamente un'innovazione, ci chiudiamo in noi stessi e non ne capiamo tutte le implicazioni. Mentre dobbiamo essere non degli entusiasti, ma dobbiamo essere degli innovatori consapevoli, cioè cercare di capire quanto l'innovazione e quanto soprattutto l'intelligenza artificiale possa contribuire a migliorare la qualità della vita, per esempio un grande elemento di crescita della produttività, forse migliore di quanto non sia stata, diciamo, l'innovazione digitale fino adesso. E poi conoscendo si regola, non conoscendo si teme e si subisce. Grazie.